Francesco Carelli, detto Ciccio, è, diciamo, inevitabilmente è uno dei protagonisti di questa bella storia. È consigliere comunale di Bisceglie, adesso vi spiegherà che cosa ha di particolare, di speciale questa spiaggia. Prima di tutto spiegare una cosa che è veramente fantastica, per noi diversamente abili è un evento quasi storico per la città di Bisceglie. Dobbiamo ringraziare calorosamente il nostro presidente, con tutta anche la nostra amministrazione, siamo riusciti a realizzare questo evento. E dare una possibilità al bagnante disabile di Bisceglie è una cosa fantastica. Ci fai vedere come si va giù? Certo, allora andiamo. Proseguo per la strada per far conoscere al nostro presidente la strada percorribile per arrivare alla spiaggia dei diversamente abili. Come vede, siamo anche assistiti da uno staff della nostra Baywatch di Bisceglie, che crea l'assistenza per aiutare il diversamente abile con gli os della Baywatch a fare il bagno nelle nostre acque di Bisceglie. Se stavamo col costume ci potevamo pure menare. Vero, Presidente, ha perfettamente ragione. Questa è davvero un'opera attesa da lungo tempo. La gioia di Ciccio è incontenibile, non so se ve ne siete accorti, anche l'emozione, ma in questi giorni era veramente irrefrenabile, voleva venire qui, voleva fare finalmente e riuscire a fare finalmente il bagno in sicurezza. Devo essere sincero, fra un po' verranno qui anche ulteriori moduli, ci sarà lo spogliatoio, ci saranno i bagni, e quindi sarà davvero una spiaggia confortevole come poche altre. Però, ma soprattutto spiaggia libera, precisiamo, questa è una spiaggia comunale. Libera, è una spiaggia libera, ovviamente abbiamo messo anche dei cartelli abbastanza significativi, ci affidiamo al buon senso e al senso civico di ciascuno, perché diano priorità chiaramente ai diversamente abili. Grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto e che ripeto, dillo, ci consentirà ottenuto dalla regione Puglia e Bisceglie è una città accogliente per i disabili. Grazie sindaco, grazie Ciccio, grazie a tutti.